Buonasera, buonasera, benvenuti sugli schermi di Libre TV. Tutti voi che ci seguite in questo caso in registrata, perché questa trasmissione la stiamo registrando. E siamo in collegamento oggi, giovedì 21 agosto, con Luigi Mazzotta. Grazie di essere qui con noi. Luigi Mazzotta è un amico, un compagno radicale, già segretario dell'Associazione per la Grande Napoli, l'associazione radicale che si dà molto da fare. Per quanto riguarda il versante carceri e ovviamente la battaglia per l'amnistia, per il rispetto delle condizioni umane e quindi la denuncia delle condizioni disumane invece che sono presenti nelle nostre carceri. Questa associazione ovviamente è stata un po' come tutto il mondo radicale per quanto riguarda la battaglia sulle carceri attiva durante l'estate. E con Luigi Mazzotta parliamo un pochino di una parte di questa attività, di questa associazione, con delle visite che si è fatta appunto, si è concretizzata con delle visite in carceri. Parliamo con Luigi in particolare, che appunto ringraziamo di essere qui con noi, di due casi particolari che hanno incontrato insieme una visita, se non sbaglio, col senatore Compagna. A Secondigliano, due casi molto, molto gravi, due persone che non stanno bene, ci dirà bene poi Luigi di cosa si tratta. Passeremo quindi da Secondigliano a Poggio Reale, dove, se non sbaglio, si è insediato un nuovo direttore, importante ovviamente come referente anche per chi fa le visite ed è un po' tramite anche per quanto riguarda le informazioni sulle condizioni dei singoli penitenziari. E poi in chiusura vorremmo parlare appunto con Luigi dell'applicazione appunto del cosiddetto decreto svuota carceri. Poi ci sta tutto il discorso della situazione risarcitoria per quanto riguarda i giorni di detenzioni considerate appunto non accettabili. Allora, Luigi, io do a te la parola, cominciando a parlare di questa visita a Secondigliano, di questi casi molto molto gravi che avete riscontrato. A te la parola, Luigi. Sì, buonasera a voi di Liberi TV. Noi abbiamo effettuato domenica questa visita mirata insieme al professore senatore Luigi Compagna a dei detenuti ammalati rinchiusi nel penitenziario di Secondigliano. È stata una visita, se vogliamo, anche un po' scioccante dopo quello che noi abbiamo visto con i nostri occhi nel reparto di infermeria, dove c'è stato un caso di un ragazzo giovane che si chiama Ferrara Fabio, proveniente dal padiglione San Paolo del carcere di Poggio Reale. È un ragazzo che vive su una sedia a rotelle e sarà costretto a vivere per tutta la vita su questa sedia a rotelle. Lo abbiamo trovato in una piccola cella, assistito non da un piantone, assistito da un cittadino detenuto, compagno della sua stanza, e che svolge tutti i lavori insomma, di aiuto a questo ragazzo, quindi, se vogliamo, anche pulizie intime. Ecco, il ragazzo lo abbiamo trovato seminudo, era in 2 giorni di digiuno e lui deve essere urgentemente operato alla vescica, perché dopo che è entrato a Poggio Reale ed è stato operato, perché lui è stato sparato da un poliziotto durante una rapina, è stato operato e logicamente si ritrova ora su questa sedia a rotelle ed ha avuto dei grossi scompensi alla vescica, per cui urge un intervento chirurgico. Su questa persona posso dirvi che c'è stato il rigetto dell'istanza di scarcerazione, in quanto a Poggio Reale dicevano che il soggetto poteva essere monitorato.
Ma la cosa strana è che lo hanno spedito da Poggioreale a Secondigliano, nel centro di infermeria, dove lì c'è una situazione davvero disastrosa dal punto di vista sanitario. C'erano anche altri ammalati che venivano vicino, che ci chiamavano e che volevano raccontarci le loro storie, persone a cui un attacco ci vogliono 4 mesi, 5 mesi, qualsiasi tipo di sostentamento sanitario gli viene puntualmente rifiutato. Ecco, il caso di Ferrara Fabio, noi vogliamo cercare di portarlo avanti. Io terrò alcune interviste con la mamma nei prossimi giorni, con la mamma di Fabio, perché ritengo che questo sia un caso, un nuovo caso Vincenzo Di Sarno, anche lui sulla sedia a rotelle a Poggioreale, e che dopo tante fatiche che abbiamo fatto, insomma, insieme anche alla signora Maria Cacace, siamo riusciti poi a fargli avere questi 8 mesi di permesso per potersi curare. E la situazione di Fabio, ripeto, è davvero allucinante, perché se pensate che anche dal punto di vista di barriere architettoniche questo ragazzo non può muoversi in quello spazio limitatissimo, dove a Secondigliano le celle possono starci soltanto una persona, in effetti, in ogni cella, ma in effetti poi ce ne sono due, quindi è come se si vivesse effettivamente un vero e proprio sovraffollamento. E l'altro caso di cui vi voglio parlare riguarda un cittadino detenuto proveniente dal carcere di Rebibbia, e di cui il carcere di Rebibbia ha dato consenso a questa persona di doversi operare urgentemente per la sostituzione di una valvola aortica al cuore. In effetti, parlando con il detenuto, che si chiama Sebastiano Pelle, è un calabrese che ci è stato segnalato da Emilio Quintieri, e questa persona dice che lui in qualsiasi momento potrebbe il cuore cessare improvvisamente e morire all'istante. È un intervento che dovrebbe essere fatto subito, anche perché è stato dato l'ok dal punto di vista sanitario sia dal carcere di Secondigliano e sia anche dall'ospedale Monaldi, dove lui ha subito una visita in precedenza, dove hanno accertato la gravità della situazione di questo detenuto e che deve essere urgentemente operato. E forse riusciamo a farlo operare. Diciamo che non si trova la possibilità di farlo ricoverare presso una struttura sanitaria, perché qui a Napoli, sapete, credo non solo Napoli, la sanità è al collasso, non ci sono posti negli ospedali. L'unico padiglione dove possono essere ricoverati questi detenuti è quello Palermo, che è un vero carcere, se vogliamo, all'interno dell'ospedale Cardarelli, ma ci dicono che non c'è la possibilità di farlo ricoverare. Noi faremo in modo da farlo richiamare dall'ospedale Monaldi affinché questo detenuto possa subire questo intervento chirurgico e che tutto possa andare a buon fine. Questi sono i due casi urgenti. Luigi, l'impedimento per il momento è di tipo strutturale, burocratico, insomma, cioè l'autorità carceraria in qualche modo è disponibile a chiaramente a quello che riguarda permessi e così via, però è un problema, diciamo, della struttura sanitaria che non si riesce a trovare posto. Nel caso di Sebastiano Pelle, diciamo di sì, ci sono stati vari accertamenti, sia, ripeto, dal carcere di Rebibbia, da cui lui è proveniente, sia ospedale Monaldi e carcere di Secondigliano, che dicono che il soggetto deve essere urgentemente operato. Quindi bisognerà trovare uno spazio
affinché questa persona, insomma, possa avere questo intervento. Invece nel caso di Ferrara Fabio, ecco, qui la situazione è un poco più complicata, nel senso che gli è stata rigettata l'istanza di scarcerazione dal carcere di Poggioreale, e quindi significa che loro dicono che il ragazzo può essere monitorato, ma in effetti poi lo hanno spedito al reparto infermeria di Secondigliano, che insomma vive in una situazione disastrosa, lì c'è poco da curare in effetti. Approfondiremo bene questo caso di Ferrara Fabio. Faremo ora presentare dal suo avvocato una nuova istanza di scarcerazione e, se sarà il caso, procederemo con un'interrogazione parlamentare. Ho capito. E parlavamo appunto del carcere, prima appunto hai citato Poggioreale, dove ci sta un nuovo direttore di recente è arrivato. Avete già avuto dei contatti? Sì, è arrivato il nuovo direttore, che io personalmente ancora non conosco, ma ha delle ottime referenze. Ho avuto buone notizie di questa persona, molto aperta, molto disponibile ad attuare un piano di rieducazione e riabilitazione all'interno del carcere di Poggioreale. Sai, parlando anche con dei parenti, loro mi hanno detto che in effetti anche all'interno, la situazione dei colloqui va leggermente migliorando. Quindi c'è un interesse da parte del direttore, del nuovo direttore, a poter cercare di vivere un po' più dignitosamente all'interno di Poggioreale. Nell'ultimo periodo, in questi ultimi mesi, c'è stato uno svuotamento di oltre 500 detenuti che sono stati trasferiti in varie carceri italiane, in Calabria, in Sardegna, in Sicilia, in Toscana, insomma in altre carceri. E diciamo che questo svuotamento c'è stato anche perché noi siamo condannati dalla Corte europea per i diritti dell'uomo, per cui Poggioreale, se vi ricordate bene, noi già da quando facevamo i primi sit-in dal maggio 2011 aveva una capienza che sfiorava gli oltre 3.000 detenuti. Ora siamo scesi a 1.700. Dovremmo monitorare bene anche tutti i dati del carcere di Poggioreale, ma soprattutto ci interessa appunto l'iniziativa del nuovo direttore, che pare voglia intraprendere una strada giusta per cercare di migliorare le condizioni a cui sono sottoposti i detenuti a Poggioreale. E posso dire che è vero, queste 500 persone sono state trasferite e diciamo che dei disagi ci sono stati da parte delle famiglie che non hanno un euro per andare a trovare i loro cari e affrontare un viaggio di 2 o 3 giorni, più le spese, per vedere un proprio caro per appena mezz'ora. Insomma, ci sembra una cosa un poco allucinante, ecco. Allo stesso tempo posso dirvi che a Poggioreale ultimamente non stanno entrando soltanto giovani che sono piccoli spacciatori, assuntori di sostanze stupefacenti. Ma sai, la crisi ha colpito anche quelle persone che avevano un posto di lavoro e che sono state licenziate, che riguardano una buona parte di cittadini che risiedono nella provincia di Napoli. E queste persone sono state licenziate, per cui non riescono a trovare un nuovo posto di lavoro. E di conseguenza loro entrano a far parte del giro dello spaccio della droga, e quindi diciamo che a Poggioreale ci sono delle entrate ultimamente di persone di oltre i 50 anni, che hanno oltre i 50 anni, quindi non solo giovani, ma anche persone un po' più grandi di età, che ripeto, hanno perso il posto di lavoro, hanno dei figli, hanno le famiglie e non possono sostenere appunto
le loro famiglie e sono costretti a fare, insomma, cose illegali, anche perché noi sappiamo benissimo che la droga, non solo a Napoli, ma Napoli è una delle capitali dello smercio di droga a livello internazionale, è un business che avvolge un po' tutti, no? E quindi tutti ormai vendono droga. Ecco perché io ripeto sempre che bisognerebbe fare una legalizzazione almeno delle droghe leggere per poi avere dei risultati positivi in materia carceraria. Questa è un po' la situazione. La cosa della droga, abbiamo fatto ieri una trasmissione sull'antiproibizionismo con Claudia Sterzi, oggi le notizie che praticamente già annunciate che questo grande commercio sommerso della droga farà parte, entrerà a far parte dell'indicatore del PIL a breve, quindi abbiamo una fiscalizzazione in qualche modo di sì. questo commercio, ma non abbiamo una legalizzazione, quindi siamo veramente, mi sembra di poter dire, quasi all'assurdo, cioè quindi questa ricchezza clandestina verrà valutata e computata sul PIL di tutti gli italiani, però non ci si riesce a far pagare ovviamente le tasse, perché ovviamente è illegale. Insomma, mi sembra un po' che stiamo veramente all'assurdo. Sì, ma poi sai, c'è da dire che quando si entra in un carcere, in particolar modo quello di Poggioreale, dove si è in attesa di giudizio, in genere o ci si ammala all'interno della struttura, oppure quando si esce perfetti killer, perché queste persone giovani che commettono piccoli reati, piccoli errori che nella vita si possono commettere, poi vanno buttati proprio come porci in celle dove ci sono dei perfetti delinquenti professionali. E allora ecco, qui viene a mancare proprio il concetto di rieducazione, di riabilitazione. E sai, io dico sempre che il sovraffollamento è un business economico, perché basta fare un semplice calcolo: ogni detenuto costa 200 euro al giorno, noi abbiamo un sovraffollamento di 25.000 detenuti, 25.000 per 200 al giorno, andiamo a vedere in effetti poi la somma che ne esce fuori, di cui lo Stato deve pagare, e per poi mantenerli in quella situazione inumana e degradante. Ecco. Sì, adesso come avevo accennato parliamo di svuota carceri, ti volevo annunciare, sicuramente saprai, ma insomma inserire nel discorso una cosa di cui peraltro anche ieri abbiamo parlato con Claudio Sterzi, c'è questo svuota carceri che è entrato in vigore un po' di mesi fa, insomma. Per quanto riguarda soprattutto il piccolo spaccio, pare che ci sia stato un calo di arresti, il che appunto dovrebbe essere comunemente una cosa considerata positiva, invece ci sta chi in qualche modo dagli ambienti della polizia è allarmato perché troppi pusher restano in libertà, e anche un deputato, Simone Valiante del Partito Democratico, praticamente c'è un po' di allarmismo. Questo è un Partito Democratico che è diviso, perché in parte sono appunto contenti ovviamente che le carceri si svuotino e che poi alla fine la forza repressiva dello Stato non si accanisca su piccoli delinquenti, e mentre invece c'è anche chi dice che non si può frustrare l'operato delle forze dell'ordine lasciando in libertà queste persone. Quindi praticamente a difendere questa norma ci sta la Presidente della Commissione Giustizia, Donatella Ferranti, che dice che insomma in qualche modo, poi peraltro dice che è una questione soltanto riguardante la cessione e non per quanto riguarda lo spaccio. Però insomma, introducendo appunto il discorso dello svuota carceri, ecco, volevo anche tu vedersi qualche considerazione su questo. Ma sai, io credo sempre che in effetti poi tutti i mali riguardano la carcerazione preventiva e la custodia cautelare, perché noi abbiamo il dato certo che nelle nostre carceri entrano 1.500 persone al mese, e sono un numero considerevole, perché
se noi calcoliamo che nel giro di un anno potrebbero entrare 20.000 detenuti, e a quel punto ecco che la riforma strutturale di sistema che riguarda l'amnistia, l'indulto, le riforme alternative alla detenzione, ci fanno riflettere appunto sui 9 milioni di processi civili e penali pendenti che non vengono smaltiti. Ma ora io sulla svuota carceri, in effetti ho capito una cosa, che in effetti questo svuota carceri non svuota proprio nulla, perché sono delle piccole cosine che in effetti hanno riguardato delle agevolazioni che vanno incontro ai cittadini detenuti. Ma noi sappiamo che la sentenza pilota, quella Torreggiani, con quella sentenza e con i ricorsi e i risarcimenti, l'Italia avrebbe dovuto pagare 450 milioni di euro. Se ne è uscita in effetti la nostra Italietta criminale con 20.3 milioni di euro, che non verranno neanche risarciti a tutti i cittadini che avranno fatto richiesta degli 8 euro al giorno per i giorni dello stato inumano e degradante a cui sono stati sottoposti. O anche fare il calcolo dei 10 giorni con un giorno di abbuono per scontare la pena. Ma il motivo è molto semplice: è che i magistrati di sorveglianza già non riescono a svolgere il loro lavoro normale relativo alle domande di istanze che vengono effettuate, e quindi andare a fare un calcolo di uno sconto di pena di un giorno su 10 giorni o di 8 euro al giorno per un detenuto, quando poi questo detenuto ha girato varie altre carceri, significa che il magistrato di sorveglianza dovrà fare tutto un percorso che non so quanto tempo potrà durare per cercare di poi dare queste agevolazioni e risarcimenti ai detenuti. Ma poi, se ci riflettiamo, in base alle richieste che vengono effettuate dai detenuti all'interno dal magistrato di sorveglianza, c'è una prima selezione che il magistrato fa dall'inizio, nel senso che non vengono accettate tutte le domande. Dal momento in cui poi c'è una parte di domande che viene accettata, su quella poi bisogna andare a fare tutti questi calcoli. Se vogliamo, lo possiamo dire, andando a farsi un giro nelle altre carceri d'Italia, perché questi detenuti hanno girato tante carceri. Per cui io credo che questo risarcimento venga dato a poche persone, a pochi detenuti, e non è la via che ci consente di poter migliorare qualitativamente la vita stessa del detenuto all'interno del carcere. Sono queste delle ragioni per me fondamentali che ci spingono a continuare a fare le visite ispettive mirate agli ammalati, perché credo che questa sia l'unica formula per cercare di poter riaprire un discorso, con l'appello anche del Presidente della Repubblica che c'è stato, e quindi l'obbligo di intervenire riguardo appunto questa materia, dove i detenuti davvero non hanno la dignità umana. Su Poggio Reale posso dirvi che le file sono scomparse, la grata è stata rimossa, siamo riusciti in qualche modo, con grandi sacrifici, ad ottenere dei piccoli vantaggi. I parenti mi chattano su Facebook e mi dicono: Luigi, va un po' meglio, grazie a voi che siete stati lì fuori per 3 anni. E questo è un bel riconoscimento che noi ci vogliamo prendere, perché veramente questa battaglia condotta con il Satyagrati Marco Pannella, Rita Bernardini e gli altri radicali, noi della Grande Napoli dall'inizio l'abbiamo portata avanti e siamo riusciti anche a coinvolgere
anche altri compagni in tutto il territorio. Sì, anche perché insomma abbiamo anche fatto delle trasmissioni per parlare di questa attività dell'Associazione per la Grande Napoli, il grande contatto che avete avuto, questa rete che avete creato con i parenti delle persone, dei cittadini che stanno all'interno, che poi dobbiamo anche ricordare che non sono neanche le persone più sfortunate, perché poi c'è anche chi non ha parenti, chi è, possiamo per molti esempio, immigrati. Io dico per esempio perché chi è appunto viene immigrati più o meno clandestini, extracomunitari, o che non se anche hanno percezioni di quelli che sono i loro diritti, ma anche semplicemente una persona che è un single, cosa che in Italia non viene valutato o calcolato, perché comunque si sente sempre essere una famiglia. E quindi però insomma voi avete tessuto questa tela, questa rete di supporto, perché insomma ci avete raccontato che le file per le visite erano qualcosa di veramente mortificante, oltre che già mortificante, degradante, umiliante il panorama che all'interno di quelle mura queste persone poi vedevano e con cui entravano in contatto. Ma sì, diciamo che anche agli stessi parenti dei detenuti mancava la dignità umana. Almeno ora la mattina ci sono dei turni che si fanno in ordine alfabetico e quella fila della vergogna l'abbiamo rimossa, ecco, è stato un grande risultato anche per la città. Quanto tempo hanno per poter parlare con i familiari? Hanno 45 minuti di tempo, però sai, mi dicono che stanno sistemando anche le sale colloqui, la cosa diciamo all'interno sta leggermente funzionando un poco meglio, ecco, rispetto, se vogliamo, meno peggio, ecco. Sì, questo è anche un segnale di come in realtà con la buona volontà e la collaborazione delle amministrazioni, senza provvedimenti, senza riforme epocali sempre difficoltose in questo paese, ma insomma semplicemente con un po' di collaborazione, ascoltando appunto chi è che supporta queste persone, si riesce a ottenere anche qualche risultato tangibile, qualche passo avanti, che non insomma... Guarda, a me quello che dispiace è vedere consiglieri comunali e parlamentari che dopo 3 anni di cui non si è mai parlato di giustizia e di carceri, ora che se ne sta parlando, loro continuano a non effettuare visite ispettive nelle carceri. Ecco, questo io lo deduco dal fatto che i carcerati non portano voti e quindi di conseguenza sono l'ultimo anello della ruota di una classe debole, una classe debole che, se vogliamo, è stata voluta dallo stesso Stato criminale, perché io dico sempre che noi dovremmo fare in modo di non mandare le persone in carcere, perché le carceri hanno fallito come struttura ed è sotto gli occhi di tutti, lo vediamo con i suicidi, con tutto quello che accade quotidianamente, di cui non se ne parla. E allora ci vorrebbero nuove strutture alternative di detenzione, sia interna che esterna, dove in base ai tipi di reati si dovrebbero appunto mettere in queste strutture le persone e non mischiarle tutte insieme, ammassati in mezzo a tanti altri delinquenti. Ecco, la rieducazione e la riabilitazione la si potrebbe fare anche con questi 200 euro al giorno che si potrebbero risparmiare, e quindi anche dare, se vogliamo, la possibilità al detenuto di scontare la pena andando a lavorare in piccole cooperative, in piccole società, in piccole aziende, dove il detenuto può essere pagato a metà stipendio fino allo sconto della pena, e poi nel caso lui potrebbe restare a lavorare o potrebbe andare via appena finita. E poi, certo, lo Stato potrebbe anche aiutare queste aziende per avere degli vantaggi fiscali per chi assume,
In effetti, io credo che ci sarebbero tante cose da fare. Il problema è che non ci si siede a un tavolo e non si discute come riuscire a, ad adottare dei provvedimenti che riguardano sicuramente l'amnistia e l'indulto per snellire totalmente tutta questa fase processuale di cui noi viviamo la paralisi totale, e fare in modo appunto che poi questi detenuti possano andare anche a lavorare e quindi essere reinseriti nella società, e quindi l'Italia poter uscire fuori dalla flagranza di reato. Ebbene Luigi, con queste parole lapidarie ma più che mai opportune, penserei di chiudere, se non hai altro da dire, questa trasmissione, questo report dall'attività diciamo di visite ispettive dell'Associazione per la Grande Napoli. Fermo restando che Libri TV è sempre disponibile per aggiornamenti, parlando anche di casi singoli che vorrete segnalarci, e vi daremo ovviamente la possibilità di cercare, contribuendo col nostro bacino di utenza tra virgolette, di far conoscere, perché poi si sa, certe cose diciamo inspiegabilmente o spiegabilmente, quando se ne parla un problema esiste, però se finché non se ne parla non si risolve. Quando si comincia a parlarne, magari qualcosa si riesce a mettere in moto per poterlo risolvere. Siamo qui a disposizione anche per l'Associazione per la Grande Napoli, Libri TV, spazi di parola. Grazie a Luigi Mazzotta, a cui darei la parola per la nuova chiusura. Grazie. A presto Luigi, grazie per la regia di Donato Volpicella. Arrivederci. Arrivederci.